Bentornati a Studio Mattina, il momento della rubrica Conoscere se stessi. Diamo il benvenuto alla dottoressa Angela De Santis. Buongiorno. Psicologa e psicoterapeuta. Oggi parliamo di depressione. Ho letto alcuni dati, dottoressa De Santis, e il 18% della popolazione italiana soffre di depressione. Quindi partiamo dal definire la depressione. Sì, diciamo che una cosa molto importante da dire è che in realtà oggi il termine depressione è diventato anche un po' di moda, no? Quindi basta essere un po' tristi per potersi definire depressi. E per fortuna non è così, la depressione è una cosa molto seria e come tale andrebbe trattata e considerata. Che cos'è la depressione? La depressione è uno stato che può essere diciamo momentaneo o permanente, in cui si sviluppano tutta una serie di sintomi, sintomi che vanno ovviamente dal tono dell'umore, quindi è una persona che ha un atteggiamento, una postura, un comportamento che mostrano una sostanziale riduzione del tono dell'umore, ad una perdita parziale o totale degli interessi, possono essere presenti disturbi del sonno, quindi persone che dormono un numero eccessivo di ore o addirittura che non riescono a dormire, dormono pochissimo, disturbi alimentari, disinteresse totale per la maggior parte delle attività che prima invece svolgevano con semplicità e con facilità. Quindi la depressione deve essere soprattutto diagnosticata da uno specialista e come tale deve essere trattata. Quando ci accorgiamo di essere depressi oppure che un familiare o un amico è depresso? Quando abbiamo la compresenza dei sintomi che prima abbiamo detto. Tutti quanti o No. La depressione si può presentare ovviamente a vari livelli, può avere un complesso sintomatologico differente, però comunque quando ci sono delle alterazioni della vita quotidiana è ovvio che quello deve essere un campanello di allarme. Io dico che è importante rivolgersi sempre ad uno specialista perché la diagnosi vera e propria poi può essere fatta da uno specialista. Noi spesso riceviamo delle telefonate in cui è stesso il paziente che ha già fatto la diagnosi e questo insomma è il più delle volte magari per fortuna non si tratta di una vera e propria depressione ma è semplicemente un momento di difficoltà che può insorgere nella vita di ognuno, il che rende comunque positivo il rivolgersi a uno specialista, però la diagnosi vera e propria è importante che sia fatta sempre e comunque da uno specialista. La depressione è particolarmente diffusa tra le donne e gli anziani. C'è una distinzione tra la depressione che colpisce appunto le donne o gli uomini in questo caso? Ma ovviamente la depressione va inserita anche in un contesto sociale, in un contesto culturale. È ovvio che è molto legata alla soddisfazione della propria vita lavorativa, della propria vita familiare. Quando si svolgono delle attività con successo, con gratificazione, con soddisfazione, generalmente non abbiamo la presenza di una depressione che può invece insorgere laddove c'è per esempio un grave momento di crisi economica, di crisi lavorativa, familiare e in quel caso viene poi definita depressione reattiva, cioè quindi una depressione che sopraggiunge in seguito ad un evento che ha rotto un equilibrio e che quindi porta il paziente alla necessità di ricostruire un equilibrio più forte e più stabile. Possiamo quindi anche pensare a chi vive momenti di solitudine, ad esempio per le donne mi viene in mente la casalinga, oppure l'anziano probabilmente sarà più solo chiaramente di un giovane o di una persona che lavora assiduamente e quindi ha più momenti di socialità. Sicuramente, è fondamentale, no? In qualche modo ne parlavamo anche prima,
una società che offre una sorta di accudimento, di vicinanza alle donne che partoriscono, agli anziani, che crea la possibilità di dei luoghi di socializzazione, no? Nei paesi esistevano i campi di bocce dove gli anziani si riunivano per trascorrere qualche ora in compagnia. Un po' questo nelle grandi città si è persa la rete sociale che aiuta, dove le persone si danno una mano l'uno con l'altro, condividono i problemi. Oggi siamo sempre più chiusi all'interno di spazi ristretti, che ovviamente portano ad un isolamento e quindi magari anche a una difficoltà maggiore di superare dei momenti di difficoltà, di crisi. Il pensionamento, il momento in cui si va in pensione per l'anziano è un momento di grossa difficoltà, è un cambiamento enorme. Prendiamo il caso di una persona che ha lavorato per 8 o addirittura 12 ore al giorno e che dalla sera alla mattina si ritrova ad essere a casa. Probabilmente la prima settimana sarà ben felice, la seconda anche, dopo inizierà a dover ricostruire una nuova vita fatta di altre cose, fatta di altri interessi. Sarebbe importante, io dico sempre, che ci si occupasse molto di più di queste cose, che si creassero delle possibilità anche senza grossi dispendi economici, però se ci fosse più attenzione a questi momenti di passaggio, in qualche modo si farebbe anche molta più prevenzione di questi problemi. Dottoressa, lei poco fa ha citato la depressione postpartum. È alta la percentuale di donne che soffre di questo disturbo e di cosa si tratta? Sì, è alta, è abbastanza alta, diciamo, è abbastanza alta. Anche qui abbiamo dei livelli dove ci sono donne che reagiscono dopo pochi giorni, donne per cui questa cosa si protrae nel tempo. Anche qui vale un po' il discorso di tutti i grandi cambiamenti che intercorrono nella vita di una persona e che inevitabilmente portano degli stravolgimenti e la necessità di ricostruire. Nella depressione postparto in più c'è sicuramente un aspetto importante, che è quello anche del cambiamento fisico, ormonale, di una serie di cose che si devono poi ristabilire con il tempo. E anche qui vi racconto questo aneddoto di una collega che si è trasferita in Germania e pochi giorni dopo il parto si è vista arrivare a casa una specie di assistente sociale che le chiedeva se avesse bisogno di qualcosa. Questo per dire, in altri paesi c'è molto questa attenzione. Questo in Germania succedeva? Sì, ahimè, sì, qui purtroppo non succede. Però per dire, lei mi spiegava, l'attenzione è data proprio dal fatto che poiché ci sono molti emigranti, persone che si sono trasferite, che non hanno vicino la famiglia, lo Stato ha pensato proprio ad un servizio di aiuto. Cioè una donna che ha partorito da pochi giorni può avere anche difficoltà a fare una doccia, perché ovviamente lasciare il bambino che piange o sono delle difficoltà banali. Quindi ricevono assistenza non solo psicologica? Ricevono assistenza psicologica e pratica, nel senso che questa persona le chiedeva se aveva bisogno di una mano a tagliare le unghie del bambino, piuttosto che a farsi una doccia, piuttosto che un qualsiasi tipo di sostegno, no? È ovvio che se ci si ritrova da soli con un neonato, anche una banalità come il tagliare le unghie la prima volta può destare un attimo di difficoltà. E quindi in questo torniamo a quello che dicevamo prima di una rete che aiuta, che sostiene le persone. Questo è una grande forma di prevenzione che si fa. Inutile dire che un servizio del genere consente anche di rilevare delle situazioni di allarme, cioè la persona che va a casa e che ha delle competenze ovviamente può percepire situazione di difficoltà o di allarme e quindi in qualche modo può anche intervenire segnalando questo tipo di problema. Laddove c'è un totale abbandono della persona, che magari non si trova ad avere vicino una mamma, una suocera, un'amica che possa darle un momento di sostegno o percepire una difficoltà, è ovvio che poi si finisce in situazioni piuttosto gravi che si sarebbero facilmente potute evitare. Ci siamo dunque soffermati sugli adulti.
Ma i bambini soffrono di depressione? Sì, diciamo che questo è un tema abbastanza controverso, nel senso che la depressione sembra essere legata in alcuni bambini, per esempio, ai disturbi dell'apprendimento di cui oggi tanto si parla. È evidente che qui si apre un mondo anche rispetto, no, alla diagnosi precoce di questi disturbi. Un bambino che ha dei disturbi di apprendimento che non sono diagnosticati e quindi viene poi tacciato per incapace, non bravo, un bambino difficoltà che, nell'attenzione. Certo, lei ci ha parlato spesso dei disturbi che disturba magari la classe o quant'altro, è ovvio che vivrà una situazione in cui si sente incompreso, non si sente capito, e tutto questo ovviamente può determinare una sorta di depressione. Importante nei bambini sicuramente è l'accudimento, nel senso che quanto più un bambino si sente voluto bene, il rapporto è semplice: un bambino felice è un bambino che si sente capito dai genitori, che ha delle figure di riferimento importanti, che vive delle relazioni affettive positive. Quando c'è tutto questo, si possono avere dei momenti di difficoltà, ma che difficilmente poi degenerano in una vera e propria depressione. Questa è, diciamo, nei bambini grosso modo possiamo riassumerla così. Parliamo adesso delle cure. Le cure, io ovviamente sostengo sempre che la cura principale e l'unica cura che poi abbia degli effetti a lungo termine è la psicoterapia. È vero, la psicoterapia purtroppo per certi aspetti è lunga e richiede dei tempi, però è l'unico modo reale per risolvere il problema. Questo non vuol dire che i farmaci non siano un ottimo trattamento, però i farmaci tendono a risolvere il problema, la sintomatologia, ma non a risolvere il problema che ha determinato lo stato depressivo. La psicoterapia consente comunque di ristabilire un equilibrio nella persona, di ricostruire l'equilibrio che si è rotto. Se una persona ha avuto un evento che lo ha fatto sentire incapace di gestire la propria vita, per esempio una grossa crisi lavorativa, la psicoterapia ovviamente può intervenire e aiutare a ricostruire questo senso di competenza e di capacità, per cui verosimilmente poi si avrà un risultato duraturo nel tempo e un risultato sicuramente più stabile. Io spesso interpello dei colleghi psichiatri per avere un supporto farmacologico, ma deve essere sempre un supporto alla terapia, che è fondamentale, è importante, ma non può essere utilizzato da solo, perché avrebbe un risultato, come dicevo prima, semplicemente sui sintomi. Quindi lei ha parlato di rete, una sorta di rete di protezione per il depresso. Quanto possono aiutare i familiari, gli amici? Bisogna farcela da soli o si può tener conto anche del sostegno di chi ci circonda? La rete sociale è fondamentale nella vita di ognuno di noi. È ovvio che avere degli amici, avere una famiglia è un supporto enorme che non può essere messo in discussione. Io sono dell'idea che le famiglie troppo spesso però siano lasciate sole ad affrontare queste difficoltà. Parliamo di una depressione grave in cui spesso assistiamo a persone che si chiudono in casa con le serrande abbassate, non accendono la televisione e trascorrono ore e ore in questo modo. Il carico per un familiare è enorme, e quindi sarebbe opportuno che, così come per altre tante patologie, ci fosse un sostegno sia alla famiglia che al paziente vero e proprio. Grazie dottoressa De Sanctis, noi ci fermiamo qui, ma ci vediamo la settimana prossima con la rubrica Conoscere se stessi.